Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del mio walkthrough su Ori and the Will of the Wisps, registrato in 4K e 60 fps da PC. Nello scorso episodio eravamo entrati nel crinale piangente. Vedete, questo è il confine del Salice. E avevamo iniziato una missione per liberare l'entrata al Salice, ovvero distruggere tutti questi nuclei corrotti che bloccano l'entrata qui. Vedete, i fuochi fatui si sono riuniti in Seir, la luce dorata. Ora Seir deve tornare al Salice dello Spirito. In questo episodio uccideremo, sconfiggeremo, distruggeremo, insomma, tutti gli altri nuclei e ci prepareremo al gran finale. Ora qui bisogna stare attenti, esattamente, a non farsi colpire. No! Sono stupido. Ok. Ora dobbiamo andare in alto, però non possiamo farlo da qui. Dobbiamo prendere per forza questo teletrasporto. Quindi nel frattempo ci curiamo. Vedete quanto danno fanno le spine a difficoltà difficile? Oppa! Ok, questo spara proiettili che in realtà ci danno una mano. Vai, sparane altri, grazie. E noi andiamo su di qua. Oppa, questo laser, ecco, quindi dobbiamo stare attenti. I laser sono delle brutte persone. Ok, ora proiettili, ottimo. Ho cercato di evitare con B, non chiedetemi il perché. Ok. Curiamoci. Qui abbiamo dell'energia, qui abbiamo della sabbia, vediamo dove ci porterebbe. Allora, la sabbia ci porterebbe di qua, quindi andiamo a prendere... Aia, che botta. Vai, dammi questo, grazie. Eccoci qui. È stato più facile di quello che sembrasse. Ecco che si distrugge un altro ramo. Curiamoci. Qui abbiamo anche una pianta per farlo. E poi torniamo giù. Si può tornare giù? Ah no, non si può andare per questa strada. Ok, my bad. Colpa mia. Pensavo si potesse andare per quella strada e invece no. Devo rifare tutta la strada all'indietro. Però dovrebbe essere più facile farlo, perché si può semplicemente planare. Eccoci qua. Tac. Preciso e fatto tutto. Noi riprendiamo la nostra energia. Ed ora proseguiamo per forza a sinistra. Eccoci. Il declino si oppone, Ori. Il percorso verso il Salice dello Spirito è bloccato. Sì, lo avevamo già visto. Grazie, Seir, comunque, Capitan Ovvio. Allora. Qui potremmo andare da questa parte per entrare qui. Ed è quello che faremo. Quindi andiamoci. Guarda che infame! Ok, qui devo prendere il tempismo. Ole! Aia! Infame. Ok. Bene così. Ci danno anche qualche ricarica di HP. Noi ci curiamo del tutto. E andiamo a fare questo nucleo, che in realtà è una boss fight. Per questa boss fight ci servirà il martello sicuramente al posto della spada. Lo slancio sicuramente. Ecco fatto. E poi bisogna rispedirli in faccia.
Che poi lui si ricarica. Sì, questa è la boss fight più brutta di tutto il gioco, ma a mani basse. Infatti è una sorta di mini boss fight. Nemmeno boss fight completa. Eccolo che spara di nuovo. Noi lo indeboliamo, lui si cura. Ah, che botta. Ok. Altri raggi della morte? No, questi. Questi che mi colpiscono ovunque, mannaggia. Eccoti. Via. Cosa fa ora? Guardalo che infame. Vai, spara. 4 raggi della morte. Che mi hanno fatto parecchio male. 3 raggi della morte ora, dal lato opposto. Vai. Mettiti a sparare, grazie. Ecco qua. Prendi. Prendi. Olè. Disintegrato proprio. Così si distrugge anche il nucleo. Il nucleo corrotto. E ne abbiamo fatti altri 2. Ora per uscire da qui dobbiamo andare lassù. Quindi facciamo così. E così. Ecco fatto. Riprendiamoci la spada. Sì, effettivamente il fendente spirituale non è che servisse a molto. Allora, ora dobbiamo ritornare lì. No, meglio però, grazie. Eccoci qua. Ho sfiorato un po' di quella corruzione e mi ha tolto mezza vita. Questa è la difficoltà difficile, eh. Ora devo prendere il teletrasporto che c'è lì sopra per scendere. Eccoci qua. Ed ora dobbiamo scendere. Devo prendere il tempismo giusto. Non l'ho preso. A quanto pare non l'ho preso. Ok, ho liberato il teletrasporto però. Questo mi ha colpito malissimo. Mi ha fatto malissimo sto tipo. Però possiamo curarci. Qui possiamo anche aprire lo shortcut. E prenderci dell'altra energia. Ora abbiamo liberato anche questa strada per poterci arrivare direttamente dal teletrasporto. E qui abbiamo un altro nucleo. Attenzione, qui abbiamo laser, eh. Laseroni. Dobbiamo fare così. Poi andare da questa parte. Scendere con calma. Metterci qui. Forse possiamo andare anche lì in alto. Sì, dobbiamo andare lì in alto, anzi, senza il forse. Eccoci qua. E cede anche il terz'ultimo nucleo. Ora dobbiamo prendere il teletrasporto che c'è qui sotto per andare da questa parte, prendere quello che c'è qui per andare qui, prendere quello che c'è qui per andare qui e poter finalmente distruggere anche questo nucleo per poi andare all'ultimo. Curiamoci e andiamo. Ehi, proteggiti, bravo Ori. Ok, ci siamo. Attenzione allo scoiattolo che danneggia. Sali per favore, grazie. Ok. Qui è tosta, eh. Qui farlo senza prendere danno è tosta. Appunto.
per l'appunto. Ok. Ah, esattamente, qui c'è l'aria, quindi possiamo andare su. Fortunatamente Ori ci fa ripartire da qui. Come vedete, i checkpoint sono molto permissivi. Molto permissivi i checkpoint. Facciamo esplodere quello, ottimo. Così che non ci disturbi. Mentre saliamo. Aia, comunque un danno me lo sono preso, eh. Mannaggia. E qui bisogna andare, senza paura. Tu. Guardate che figate. Qui si può prendere un po' di energia e un minerale dei Gorlek. Ce n'era uno pure qui, in questo posto così angusto e corrotto. C'era un collezionabile da prendere. E siamo arrivati all'ultimo. No, al penultimo, scusatemi. Nucleo corrotto. Questo teletrasporto ci permette comodamente di tornare qui. E noi lo prendiamo molto volentieri. Attenti allo scoiattolone che si suicida, ok. Ma servirebbe dell'energia in questo momento, non degli HP. Ma ora dobbiamo tornare, dobbiamo tornare, dobbiamo tornare qui. Facciamo così, andiamo direttamente al teletrasporto. Andiamo direttamente al pozzo dello spirito, ricarichiamoci e poi saliamo per prendere l'ultimo nucleo corrotto. Eccoci qua. Dobbiamo semplicemente salire, prendere questo teleporto che ci porta qui, questo che ci porta qui e andare a sinistra. A destra volevo dire. Ecco qua, saliamo. Magari un po' meglio di quello che ho fatto ora. Eccoci qua. Qui abbiamo aperto lo shortcut. Qui abbiamo aperto il teletrasporto. Più facile di così, ragazzi, si muore. Allora, tu mi porti da qualche parte? Sì, mi porti esattamente dove voglio andare. Quindi ti prendo. Eccoci qua. E poi da questa parte. E da qui si sale. Attenti alle bombe. Eccoci qua. Ultimo. Ultimo e più difficile. Guardate che marea di teletrasporti che ci sono. Teletrasporti che l'hanno preso in quel modo. Ok, aggrappiamoci qui. No! Dai, sono stupido. Era lì anche da vedere, eh. Cioè, era lì da vedere. Vedete, dovevamo farlo quando la pianta, cioè quando ci spara dalla parte giusta. Sì, magari per non farci colpire dal laser. Grazie. Fammi guadagnare un po' di tempo. Olè. Fatto. Curiamoci. Anche se forse qui magari c'è una pianta per curarsi. No, non te la mettono. Infami. Ed abbiamo distrutto tutti i nuclei. Ora dobbiamo solo andarci. Dobbiamo solo ritornare qui. Possiamo scendere tranquillamente oppure provare anche a prendere l'esperienza lì. Vediamo se ci riusciamo, eh. È qui sopra? Sì. Bisogna prendere. Dammi, 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 dammi. Sparami, grazie. Ah, ok, ho capito come si fa. Bisogna prendere quel teletrasporto quando la palla è in questo modo. Ecco fatto, vedi? Tac. Preso. E quasi quasi vorrei provare a prendere anche quella. Quell'esperienza lì così bella. Qua, guarda, per tornare indietro preferisco far così.
Però, beh, dai, magari quell'esperienza la lascio là perché tornare indietro da qui sarebbe un casino. Meglio scendere con calma. Poi da qui si scende ancora, sì. Bomba. Eccoci qua. Entriamo. Qui possiamo salvare. Un altro pozzo dello spirito. Qui non c'è nulla. Assolutamente nulla. E da qui si sale. Si sale per la fine del gioco. Che però vedrete nel prossimo episodio. Perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Spear è tutto. Al prossimo video.